A volte mi sveglio nel cuore della notte e aspetto che Bruce mi chiami in aiuto. Ma poi ricordo. Credevo fosse qualcuno di voi a chiamare. Ero in ansia. Vecchie abitudini. Capisco. Aspettare le chiamate era la parte più difficile quando ero Oracle. Tornare in azione è strano. Ma come diceva Bruce, Gotham ha bisogno di noi. E io sarò qui ad aiutare. Gotham si trova in buone mani.
occhio. Vabbè. Ma guarda. Sono l'eroina sbagliata. Dimmi ciò che sai sull'omicidio di Kirk Langstrom. Non è colpa mia! Non ho niente a che fare con quel tizio inchiodato al muro! Cavolo, non avrò mai il super udito che mi aveva promesso! Grazie per le dritte. Sarei morto se non fosse per te. Qui è rischioso. Devi tornare a casa. Ucciso Kirk Langstrom. Chi è stato? Non so chi l'ha fatto fuori. Le sue ricerche erano top secret. Neanche il mio capo sapeva che lavoravo per lui. Forse è stato solo un incidente. Campanile, niente sull'omicidio di Langstrom.
Sappiamo dove è Talia. Non sarebbe una cattiva idea parlarle mentre elaboriamo un nuovo piano. Ti mando le coordinate. Ricevuto. Grazie. Campanile, sono vicina a Talia. Ricorda, non fidarti di lei, qualunque cosa dica. Niente paura, ho già incontrato Talia in passato. Fa attenzione. Talia, pensavo che tu e la tua Lega aveste già fatto tutti i bagagli. Non sono io a essere al comando. Sono stata espulsa. Sbaglio o sei la figlia del loro capo? Bruciarne il cadavere dovrebbe averti garantito di conseguenza il comando. Mio padre voleva che Bruce succedesse alla guida della Lega, nonostante il suo rifiuto. Dopo quell'infausto duello, la Lega concorda solo sul portare avanti la missione di Raz. Non ha alcun senso. Perché Raz ha ucciso Bruce se lo voleva come successore? Concordo. È stato irrazionale. Gli ho detto che Batman sarebbe stata la sua rovina. Ma l'esposizione ripetuta al pozzo di Lazzaro distrugge la mente del soggetto. Il suo vero io è destinato a essere dissolto. Perché premurarsi di ucciderlo, allora? Non era certo una minaccia per te. Per quale motivo l'hai fatto? È più una scelta logica. Una fine indolore per lui e un nuovo inizio per la Lega. E per me. Ora mi vogliono morta. Immagino che i tuoi giorni a Gotham siano davvero arrivati alla fine. Ho altre questioni da sbrigare.
Il funerale era elegante. Credo che a Bruce sarebbe piaciuto. Non tirare in ballo, Bruce. Qui siamo solo io e te, e ora rispondi alla mia domanda. No, ma te ne faccio una io. Che ci facevi all'obitorio, apprendista di Batman? So che non stavi seguendo me. Diciamo che c'è un'indagine in corso. In corso? Quindi è iniziata da Bruce? Ti auguro buona fortuna. Ne avrai bisogno. Perché quando la Lega si rimetterà in piedi, Gotham verrà presa di mira. Oh. Campanile, Talia sembra avere una sua missione. Abbiamo sentito, però non hai parlato di Langstrom. Non volevo darle informazioni che non avesse già. Bella pensata. Dobbiamo capire a che gioco sta giocando. Ehi, abbiamo bisogno di te al campanile. Sembra una cosa seria. Che succede? Abbiamo ricevuto un messaggio da Harley Quinn a dir poco interessante. Quando c'è di mezzo Harley sono sempre problemi. Arrivo. Auguri! Harley ha contattato Batman usando un piccione viaggiatore e una chiavetta USB. Ci è arrivato così questo video. Barbara, aiuto? È possibile che sia reale. Bruce non me ne ha mai parlato. Quando Bruce collaborava con i criminali, non amava parlarcene. Tu non c'entri, Tim. Ma è folle escludere che Harley si sia inventata tutto. Beh, guardiamolo. E lo sapremo. Quanto tempo, Batman?
perché gira una voce che tu sia morto. Oddio. Beh, ho quello che volevi. Spero non c'entri con la tua morte. Vieni a trovarmi a Blackgate. Aspetta. Harley Quinn non ha lasciato Gotham quando il suo ex... mi ha ucciso. Dicevi questo? Pare abbia lavorato per il governo. E righi dritto. Più o meno. Lei ha qualcosa. Allora andiamo a trovarla. Adesso.